Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi video, come promesso, come avevo risposto a qualcuno di voi, video sugli saldi di Steam, i saldi estivi dal 25 al 9 luglio, presi un po' a caso, diciamo, quelli che mi hanno colpito, ve li porto, però in realtà ce ne sono molti altri e non ne ho un vero e proprio criterio con cui ho scelto. Infatti troverete giochi indie, giochi non indie, perché in pratica non è che siamo qua a fare separazione tra... Noi facciamo solo indie, vi faccio vedere solo indie, vi faccio vedere i giochi che comunque mi sono piaciuti o comunque mi ha stupito il prezzo. Ecco, iniziamo. Come prima cosa, Deus Ex Mankind Divided. Mi è sempre piaciuta tantissimo, anche in attesa di Cyberpunk. Questo è un gioco, 4,49€, non 29,99€, davvero ottimo. Se voi volete un pacchetto con dentro anche il Season Pass e altro, vi potete prendere tranquillamente anche quello da 8,23. Soldi assolutamente meritati. Passiamo oltre, andiamo a Empyrion. Ve l'abbiamo portato sul canale, ve l'abbiamo portato in live con Gameplay Channel. Gioco veramente in pieno sviluppo, fighissimo, 19,99€, scontato a 9,99€, il 50% di sconto, quindi... assolutamente ottimo, gioco molto molto sviluppato dai dev. Divinity Original Sin 2 Definitive Edition, 25€, 41,99€ il prezzo originale. Capolavoro, tradotto da pochissimo. Non c'è molto altro da dire se non un clicca e acquista. Andiamo oltre, e The Surge. The Surge hanno annunciato il secondo capitolo. Se vi piacciono i Souls, se li avete consumati, ecco, diciamo che questo può essere una valida alternativa in ottica futuristica. Sviluppato dai Deck 13, non da quelli che hanno fatto, diciamo, i Dark Souls, però la base, la severità, il combattimento un pochino li rievoca. Quindi 8,99€ anziché 29,99€. E ora si va avanti, Grim Dawn, prezzaccio, 24,99€ il prezzo originale, 7,49€ per un autentico gioco alla Diablo, insomma. Quindi adesso qua non mi carica l'immagine, è un sito veramente lentissimo Steam, più un sacco di DLC, quindi anche qui la scelta è, se avete comunque degli amici con cui giocarlo, lo potete giocare. Un'eca pecca, non è in italiano. Si va avanti col 40% di sconto di Hollow Knight da 14,99€, che è già un prezzo onesto, 8,99€, imperdibile per un, diciamo, un Metroidvania, definiamolo così, difficile, rievoca un po' i Souls per la difficoltà, disegnato, ispirato, assolutamente un gran giocone e tradotto anche in italiano dopo qualche mese dal rilascio, se non ricordo male. 70% di sconto The Witcher, ecco qua io mi sciolgo, perché veramente... trovate il capitolo 1 e il capitolo 2, quindi i primi a 2€ e 1€ il primissimo. Se siete pazienti, insomma, perdonate qualche glitch, qualche grafica un pochino vecchia, potete iniziare dall'1, il 2 e poi giocarvi il 3. Il 3 mi ha portato via 105 ore e non l'ho minimamente finito al 100%, diciamo, finito la storia principale e un DLC. In questo caso avete dentro tutto. Lo trovate ancora meno se decidete di acquistare solo il gioco base, 8,99€, prezzaccio assolutamente, calcolando che io l'ho pagato 50€. 75% di sconto per Baldur's Gate Enhanced Edition, un po' di nicchia perché se avete amato i vecchi Baldur's Gate, ecco qua lo trovate a 4,399€ anziché 15,99€, hanno annunciato il terzo, insomma, quindi uscirà tra un po', la grafica è ovviamente vecchia, lo potete giocare anche in cooperativa, multiplayer anche non locale, non mi pare, però insomma potete unirvi agli amici. E l'unica cosa, ecco, non avrete probabilmente 16 noni, però forse con delle bande nere ve lo supporterà. Comunque, storie pazzesche, mondo vastissimo, combattimento un po' alla Pillars of Eternity, per intenderci. Andiamo avanti con il 75% di Endless Legend. Perché vi porto questo? Perché il gioco è uno strategico fantasy veramente sterminato. Costa 7,49€ anziché 29,99€, 30€. Più ci sono una serie di DLC, se li volete prendere tutti
vi costa 51,89 euro, mandatevi a vedere quanto sono scontati e soprattutto che cosa danno, perché è una sorta di Civilization un po' diverso. Adesso qua io non so, non capirò mai perché non carica le immagini, comunque è una sorta di Civilization fantasy con un sacco di razze ed è stato tradotto in italiano, cosa che invece gli sviluppatori non hanno fatto per Endless Space 2. Adesso inizia anche a partire l'audio del video. Andiamo avanti, 30% di sconto per questo bellissimo Space Engineers che da 16,99 scende a 11,89. Se siete appassionati di spaziali, vi piacciono le cose complesse, una complessità maggiore di Empyrion, ma una minora, diciamo, parte PvE, quindi con nemici e così, ma più focalizzati, diciamo, sulla fisica, sulle dinamiche di costruzione, questo è sicuramente il gioco che fa per voi. E ora andiamo verso gli ultimi due titoli che vi consiglio. Starbound, non è scontatissimo, 35%, 9,09 contro i 13,99, però è un gioco che è un evergreen, esplorazione spaziale, un po' Terraria ma nello spazio, con l'ultimo DLC del Bounty Hunter Update, una stazione spaziale che vi ospiterà, mentre accetterete missioni di cacciatori di taglie, quindi scenderete in mondi, in pianeti per uccidere delle bande o dei loschi figuri. Ultimo gioco che vi porto, mi ci sto appassionando tantissimo nell'ultimo periodo, Kerbal Space Program, 9,99 anziché 39,99, questo è da cliccare e acquistare immediatamente. Non è un gioco semplicissimo, ma se siete persone a cui piace andare a informarsi, wiki, video, o sperimentare, quindi non volete tutto pronto e amate come me visceralmente lo spazio, questo è senz'altro il gioco che fa per voi. Questi erano i saldi Steam portati da Indie Gameplay Ita, con giochi consigliati indie e non, e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi, ciao ciao!